un risultato che vi va stretto oggi. Sì, il secondo tempo si poteva vincere, però a noi oggi importava fare bella figura davanti ai nostri tifosi e dare una risposta a tutto quello che è successo in questi giorni. E penso che in parte ci siamo riusciti, perché si poteva anche vincere. Ecco, come avete vissuto proprio questa vicenda? Sinceramente non voglio parlare di questi giorni, perché sono stati un po' particolari per tutti. Io credo che oggi abbiamo dato una risposta e niente, è andata così e va bene così, andiamo avanti fino alla fine. Mancano un po' di partite, è vero che non si può più parlare di salvezza, però magari una posizione migliore di classifica o comunque delle prestazioni dignitose. Noi diciamo ci siamo fissati un piccolo obiettivo, quello di entrare in campo per le ultime partite e provare sempre a vincere, poi alla fine tireremo le somme. Ma come si scende in campo da uomini dopo quello che è successo ieri? No, di la verità oggi noi eravamo carichi a mille, perché quella cosa ci ha dato ancora più forza e quindi è stata una cosa brutta, certo, però oggi eravamo carichi e si è visto. Cosa avete provato quando avete visto il campo così? Io parlo per me stesso, appena sono entrato, sono venuto prima, erano le 12 forse, ho provato tristezza. Poi altro non si può dire. Un gol ancora più importante allora? Sì, un gol importante, un gol per tutti. Non è un gol mio, ma è un gol di tutti.